Elisabetta Gregoraci ha ritrovato l'amore. Da qualche settimana la conduttrice di Battiti Live sta frequentando il ricco imprenditore Giulio Fratini, ex fiamma di Raffaella Fico e Roberta Morise, una liaison di cui si parla da tempo ormai ma che non è mai stata confermata ma neppure smentita dai diretti interessati. Ora di più. Tra i primi a portare a galla questa nuova love story, aggiunge nuovi particolari sulla faccenda. A quanto pare Elisabetta Gregoraci avrebbe conosciuto Fratini all'inaugurazione di una nuova attività e più volte avrebbe passato del tempo con lui al Twiga di Forte dei Marmi, l'esclusivo locale e stabilimento balneare di proprietà di Flavio Briatore. Alcuni amici di Giulio Fratini, che fino alla scorsa primavera era legato a Roberta Morise, hanno spifferato: Elisabetta e Giulio sembrano davvero in grande sintonia. Lui la considera una dea. Con lei è tutto diverso. Fratini vuole una relazione che duri. Dunque il rampollo fiorentino sarebbe pronto a mettere la testa a posto per l'ex concorrente del Grande Fratello VIP. La differenza d'età a lei 12 anni più grande di lui non sarebbe un problema per la coppia, che sembra avere molto in comune. Per la Gregoraci è iniziata finalmente la stagione dell'amore dopo tante delusioni? Nell'attesa di saperne di più, Elisabetta può sorridere anche dal punto di vista professionale. Archiviato Battiti Live, che ha condotto per il quinto anno consecutivo su Italia 1. La 42enne è entrata nel cast di Nudi per la vita, nuovo format di Rai 2 che andrà in onda nella prossima stagione. Per l'ex GFina, stando a quanto scrive di più, si parlerebbe più di una prima serata sulla Rai, al momento top secret. Insomma, i motivi per brindare sono davvero tanti. Classe 1992. Giulio Fratini è un giovane manager figlio del famoso Sandro Fratini. Il padre è uno degli imprenditori più importanti di Firenze, mentre il nonno ha fondato il noto brand Raif. Giulio è un appassionato di orologi di lusso e la sua collezione supera i 2000 pezzi per un valore intorno ai 2 milioni di euro. In qualità di manager, Giulio Fratini si è distinto in diversi settori come bioenergia, energia rinnovabili, hotel di lusso e abbigliamento. Tutti i settori in cui la sua famiglia opera da svariati anni ormai. Fratini ha dichiarato in una intervista televisiva che l'attività che gli sta più a cuore è quella dell'abbigliamento e dunque il famoso marchio Raifol. Ain't no niggas will. Ain't no new ones will.